I legali dei quattro attivisti in ottava processo a Torino con l'accusa di terrorismo hanno rinunciato a presentare ricorso al Tribunale del Riesame. Le motivazioni della scelta nel servizio di Noemi Romeo. I difensori dei quattro Notava accusati di terrorismo hanno rinunciato a ricorso al Tribunale del Riesame. Lo hanno detto i loro legali e i giudici del Riesame, i PM Rinaudo e Paladino. I quattro attivisti Notav, Claudio Alberto, Niccolò Blasi, Mattia Zanotti e Chiara Zenobi, sono in carcere con l'accusa di terrorismo e a processo in corte d'assise per avere partecipato all'attacco del 14 maggio del 2013 al cantiere di Chiomonte. Il processo si sta avviando alla fase conclusiva, ciononostante i giudici del riesame avrebbero dovuto discutere della misura cautelare emessa nei loro confronti il 9 dicembre. Questo perché, dopo il ricorso in Cassazione, la Suprema Corte il 15 maggio scorso aveva annullato con rinvio la decisione del riesame che accoglieva l'impostazione della Procura sull'accusa di terrorismo. La Cassazione chiedeva al riesame un approfondimento della qualificazione del reato. In un articolo pubblicato sul sito online notav.info, si legge: l'udienza non avrebbe in ogni caso potuto comportare alcuna modifica in ordine alla libertà personale degli imputati. Dunque l'ultima parola sulla legittimità o meno dell'accusa di terrorismo spetta alla Corte d'Assise. Nel primo caso i quattro attivisti rischiano fino a 30 anni di galera.